Hola a tutti, come state? Noi e, una, una e sobretot, i Noyas, benvenuti al mio canale di YouTube, io sono italiano e a voi voi voglio condividere una piccola storia personale della mia esperienza all'Università di Barcellona e soprattutto come apprendite a questa incredibile lingua. Ciao, e prima di continuare, dire anche dire, scusate se qualche vegada è in barregio tra catalano e spagnolo, perché per me è una amica difficile parlare in catalano. Es è molto tempo che non, che non lo voglio parlare però mi piacerebbe l'apprendere mesde a questa incredibile lingua e soprattutto di spiegare a un'amica della mia esperienza del català come voglio apprendere il català voglio apprendere che durante la mia esperienza all'Università di Barcellona voglio tenere una sorpresa inesperata al principi voglio pensare che le classe serien in spagnolo e in inglese però al final mi sono trovato che le classi erano in català e por això, que per questo mi ha costato claro, una amica per imparare un po' di català e soprattutto le classi di matematica e informatica che sono state molto difficili per me certo, sarà un periodo molto complesso per me però studiando il català con la gente e con i professori sarò capace di migliorare il mio català in gran parte questo è sbagliare la mia professoressa di Statistica che mi ha detto che ho bisogno di impararlo e studiarlo molto bene e perché anche eh, il català è fondamentale per la Catalunia e non dimenticare la storia de, del català una cosa che mi piacerebbe parlare a voi anche è, è che durante il mio eh, Erasmus lì in Barcellona sarò testimoni dei diversi conflitti e opinioni tra la questione della della indipendenza della Catalogna e le tensioni con um, l'estate Va a essere un'epoca di agitazione molto molt grande e a tenere la sorte di parlare con molta gente e di vedere diverse prospettive e entrare la complicità di questa questione. E specialmente, ho molto che le persone erano eran molto rilassate e non avevano l'intenzione di imparare il catalano. Però a questo ho pensato che è un errore molto, molt grande e credo che quando andiamo a studiare o lavorato in un York, è essenziale apprendere la, la lingua del gioco. Conecco molti studenti anche della Meva Università di, di Turì in Italia che, che fanno la stessa misma... La stessa ha eh, già un'esperienza in Barcellona, però eh, se limitano a studiare solo il eh, nome de, e lo spagnolo non vanno a prendere del catalano. E questo è un errore molto, molto, molto grande per me. A me personalmente penso che sia un'opportunità che va, che è perduta. Penso che il catalano sia una lingua molto bella, bo, molto bonique. Pardò, è che è una vegata, non so che dire, però penso che è una lingua molto ricca e che ha una, una, una storia molto profonda. E è importante che tutti entengano il valore di aprirla e preservare questa incredibile lingua, che è il catalano, che penso che è una parte vitale. Per la, la existenza della de Catalunya e della Seva popolazione. E voi che pensate de, della MEVA storia e di questa conversazione che que abbiamo fatto? E, se vi pongo un commento abajo, qui, che mi piacerebbe molto sapere la vostra opinione. Può essere che una persona ha una experienza simile a la MEVA, e se vi è grato questo video, vi condivido a deixare un commento e. contar-me uma amiga mais de vós também. Muito obrigado por estar aqui e poder compartilhar esta experiência com mim. Espero que, que vai tudo bem e adeus, nos vemos!